Nuova regola dei condomini, mazzata fiscale per gli italiani. L'introduzione del superbonus edilizio ha rappresentato una svolta significativa per molti italiani, che hanno deciso di investire in lavori di adeguamento energetico delle proprie abitazioni, comprese quelle in condominio. Questa misura ha permesso a molti di beneficiare di incentivi sostanziali per migliorare l'efficienza energetica e la sostenibilità degli immobili. Tuttavia, una recente disposizione prevista nella manovra 2024 ha sollevato preoccupazioni e malcontento tra i proprietari di immobili. A partire dal 1 gennaio 2024, chi vende un immobile che ha goduto del superbonus entro 10 anni dalla conclusione dei lavori, dovrà affrontare un'aliquota di plusvalenza più elevata, fissata al 26%. Questa misura è stata interpretata come un tentativo di scoraggiare la speculazione edilizia, ma ha suscitato le critiche di chi vede penalizzati anche i proprietari che hanno investito in buona fede nelle loro abitazioni di lunga data. Confedilizia, tra gli altri, ha sollevato dubbi sulla norma, sostenendo che il criterio dei 10 anni non sia sufficiente a dimostrare un'intenzione speculativa e che il maggior valore degli immobili possa derivare da numerosi fattori. L'associazione chiede quindi una revisione della disposizione, considerando ingiusto che anche i residenti in condominio, che magari hanno acquistato la propria abitazione anni fa, debbano subire un incremento fiscale così rilevante. La questione sollevata da Confedilizia e da altre associazioni di categoria evidenzia una complessità nella gestione delle politiche abitative incentivate, in particolare quando si tratta di bilanciare gli obiettivi di sostenibilità e efficienza energetica con la necessità di evitare distorsioni di mercato come la speculazione. La sfida per il governo sarà quella di trovare una soluzione che mantenga inalterati gli incentivi per il miglioramento delle abitazioni, senza penalizzare ingiustamente chi ha fatto o vorrebbe fare investimenti in questo senso. Il dibattito è aperto e le prossime settimane potrebbero portare a nuovi sviluppi, con il governo chiamato a valutare le richieste di modifica alla norma sulle plusvalenze. Resta da vedere se e come verranno accolte le proposte delle associazioni, in un equilibrio tra la lotta alla speculazione e la tutela dei diritti dei proprietari di immobili beneficiari del superbonus. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.